Pur sapendo che questa maternità le avrebbe portato tanti rischi, non ultimo quello della lapidazione, e tuttavia Maria si fida di Dio, si abbandona, pronuncia il suo sì, e con questo sì, ecco, il Figlio di Dio entra nella storia dell'uomo, assume la nostra natura umana e con il suo sì redime il mondo dai suoi peccati. E allora, fratelli e sorelle carissimi, dobbiamo essere certamente grati anzitutto al Signore Gesù che si è umiliato, come dice San Paolo, come dice sì San Paolo nella lettera ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce, perché noi fossimo, ecco, riscattati dai nostri peccati. L'ubbidienza del Figlio di Dio ripara la disubbidienza del primo Adamo, e nell'accettazione, nel sì di Maria, c'è l'accettazione dell'umanità intera che si apre al dono di Dio e accoglie la salvezza che Dio vuole operare attraverso l'incarnazione, morte e risurrezione del suo Figlio. Fratelli e sorelle carissimi, rinnoviamo oggi il nostro grazie al Signore per questo dono. Guardiamo a Maria, alla sua umiltà, alla sua povertà, alla sua totale disponibilità al disegno di Dio. Imitiamo nella fede e l'umiltà, perché anche in noi si compia il disegno di salvezza di Dio nel suo Figlio Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo.